Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, buon sabato a tutti, vigilia del Derby d'Italia, la grande partita e dopo l'excursus, ieri le Corriere dello Sport, oggi qualcuno si è svegliato e dice, no, ma come, ci hanno anticipato, e noi chi siamo? E allora è la vostra rassegna stampa del 26 ottobre 2024, attenzione, mettete le cinture, fermatevi, state incollati alle sedie, cominciando dalla Gazzetta dello Sport. Ieri Illiz è uscita questa sua intervista, no, con la FIFA, dettagliata, lunga. Oggi Illiz è in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport. Vincere a San Siro ci darebbe grande energia, dice Kenan. Il mio sogno è imitare Del Piero, che mi sprona e mi rende i consigli, me li regala. La risposta di Lautaro dall'altra parte dice, non deve finire come il derby, perché loro il derby l'hanno perso, stanno temendo adesso all'improvviso magari di perdere sta partita, ma per come la stanno presentando, adesso la vediamo, è difficile, dai. Una furia del diavolo intanto, rinviata la gara col Bologna, Bologna-Milan, il Milan non ci sta, la decisione è del sindaco, la Lega si adegua. Al Dallara verrà messa a febbraio, quando ci saranno una valanga di partite una dietro l'altra. Scaroni dice, è incomprensibile, Scaroni, in attesa di magari essere sentito a Milano come così figura apicale del club, anche se vedo che qui d'inchiesta non se ne parla più. Così cosa succede? Che Teo e Rendes, che erano squalificati per la gara col Bologna, slittano la prossima, e contro chi giocheranno martedì? Contro il Napoli, che quindi gioca contro il Milan senza Renders, il giocatore del momento, e senza Theo Hernandez. Ma guarda un po', bastava la metà per titolare su qualche quotidiano oggi. Campionato falsato. Torniamo però a Yildiz, che dice anche a Messi e Ronaldo è capitato di non essere all'altezza. Mi ricordo il primo gol nei momenti topici, la maglia numero 10, un numero pesante di cui spero di essere all'altezza, l'esordio con la mia nazionale, la Turchia. Del Piero una leggenda, quando ho segnato al Frosinone ho ricevuto in regalo un suo asciugamano, sono felice di poter parlare con lui, mi aiuta a crescere. Il taglio dei capelli che mi ha posto Allegri lo reputo un episodio positivo, nelle giovanili giocavo a centrocampo, alla Juve spostato in fascia, gioco dove c'è bisogno, ci mancherebbe altro, dice lui, attenzione. Il calcio non è fatto solo di gol, mi concentro sul gioco e su ciò che mi chiede il mister, che infatti nell'ultima conferenza si è detto soddisfatto anche se non segna, perché quello che gli dice di fare il Diz in campo lo fa. E quindi la discussione adesso è tattica. Dove lo mettiamo domenica il Diz? Andiamo a San Siro per vincere, magari fare la linguaccia lì dove è nata con Del Piero. Chiudiamo il Diz e naturalmente oggi tocca alla Gazza, che dice, ma una paginata sui torti arbitrali o i favori presunti non la facciamo. Attenzione, ma qui come sempre si vogliono superare. E quindi in 100 anni di Derby d'Italia cosa andiamo a prendere in considerazione? Si gioca a San Siro? E allora gli episodi di San Siro, non quelli di Torino. Vediamo il Derby d'Italia in casa nerazzurra. Pallone, parole e veleni del Derby d'Italia. Ovviamente. Tra casi arbitrali e baci rubati a San Siro. Una partita che non avrà mai pace, così hanno sentenziato, per forza, se ogni volta la presenti a questa maniera, veleni, caos arbitrali. Ma attenzione all'upgrade. Ovviamente Pjanić, ma ci mancherebbe altro. Ovviamente Ronaldo Iuliano, ma quella delle Alpi. Ma non erano tutti i casi arbitrali di San Siro, no? Però quello mettiamocelo sempre, sia mai che qualcuno se ne fosse dimenticato. Ma dopo Calciopoli, che sarebbe Farsopoli, Camoranesi in fuorigioco. Oh, una novità, un bel torto ai nerazzurri e un bel favorone alla signora. Ma in 100 anni di Derby d'Italia, secondo voi, a San Siro, c'è un episodio? C'è mai stato un episodio contro la Juve? Uno, eh? Uno. No, perché vediamo gli episodi a San Siro, uno. Uno contro la Juve, che ne so, Huesca fosse Inzaghi, rigore negato a McKennie al 92esimo, li fai andare supplementari, vinco la Supercoppa. In quel caso lì di Orsato, il rigore clamoroso non dato alla Juve su Matuidi, l'espulsione mancata di Skriniar su Higuaín lanciato a rete. Non esistono tutti. Castellazzi, che fine ha fatto Castellazzi che affozza Marchisio? Ma a me ne vengono in mente 200 contro la Juve, com'è non ce n'è uno? Non ce n'è mai uno. Ma che modo è di fare il racconto? Il modo che fa sparire le inchieste di Milano, ricorderete alla Juve, e adesso ci veniamo, il modo che fa sparire tutti i torti alla Juve, mezzi episodi da discutere sugli altri, e
E questo è il modo per far passare la Juve, come sempre è stata fatta passare. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, l'ultimo baluardo della verità è Tutto Sport, lo apriamo, intanto c'è Ninja Gioia Toro, con la sua tenacia, la sua verba 19enne, entra e piega il Como, il Toro vince per 1-0, Torino-Milano, stessa giustizia? Intervista a Massimo Giletti che su Rai 3 ha fatto luce sulle curve di San Siro, la mosca bianca. Le intercettazioni del 2018 alla Juve, alla Sud, sono agghiaccianti. Possibile che non ci siano stati sviluppi? Cioè Giletti dice, cioè non fa come farebbe Reporter, Iene, una trasmissione di parte, dice, fa un'inchiesta giornalistica e parte dal, ma se nel 2018 le inchieste della curva della Juve erano agghiaccianti, cioè da lì in poi perché non si è proseguito a fare delle inchieste nelle altre città e nelle altre curve? Ci è voluto il morto per far aprire la procura di Milano? La Juve subisce una sistematica marcatura. Su Inter e Milan è calato il silenzio, dice Giletti, malgrado omicidi e vicende che coinvolgono il gotha dell'Andrangheta. Ve ne siete accorti che è calato il silenzio? Saremo rimasti al verranno sentiti i presidenti delle due squadre. È calato il silenzio. Secondo voi, con la Juve coinvolta in qualcosa del genere, la settimana del derby d'Italia calava il silenzio? Due pesi e due misure? Non voglio pensarlo, dice Giletti, però a volte viene il sospetto. Sempre! No, a volte sempre viene il sospetto, sempre! Il direttore Vacciago fa un fondo, il clima guarda un po' come è cambiato, lo sputtanamento della Juve fu sistematico e dannoso, così che venne la chiosa finale sempre loro. Perché poi cosa rimarrà delle curve, degli episodi arbitrali? Sempre loro! Oi, chissà come mai ci siete sempre solo di mezzo voi della Juve, perché parlate di noi, mentre degli altri cala il silenzio. Parliamo di campo, perché c'è la partita, Juve, Jolly Cambiaso e le opzioni di Motta. Ildiz sarà la variabile principale, Thiago potrebbe accentrarlo e utilizzare l'azzurro sull'ala sinistra, quindi un bel Cambiaso, Ildiz con Seisao, Vlahovic, mi garba, non sarebbe male. Ildiz al sito della FIFA, anche su Tutto Sport, così in alto grazie ai valori di mamma e papà. Del Piero è fantastico, ogni tanto ci sentiamo e questo è un grandissimo privilegio che hanno in pochi. Chiudiamo il Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport anche un po' stadio, mi scappa Conte perché oggi si gioca, assalto a Lecce del Napoli alle ore 15, in 50.000 al Maradona per blindare la vetta, Neres e Nonge vicini a Lukaku. Attenzione a San Siro, domani la sfida scudetto, ma in questo momento più che la sfida scudetto è la sfida per rincorrere il primo posto, con 8 giocatori indisponibili. Inter Juve 280 milioni in tribuna, chi hanno loro in tribuna? Hanno Acerbi, hanno Çalhanoğlu, hanno Carlos Augusto Truà. Chi abbiamo noi in tribuna? Cop Miners, Douglas Lewis, Nico Gonzalez, Bremer e Milik, perché ricordiamolo Milik, non abbiamo neanche una riserva di Vlahovic. 5 players abbiamo noi, almeno quella degli infortuni l'abbiamo vinta. 5-3, San Siro sold out e quindi tutti i biglietti sono stati trovati. D'altronde, se cercate un biglietto per San Siro, sapete a chi rivolgervi.